Ecco un'altra amplificazione stellare, gli amplificatori finali mono Bryston da 600 watt per canale a 8 ohm. Riprendiamo alcune osservazioni tratte da recensioni trovate in rete, come questa da Einergear. Questi amplificatori Bryston sono i migliori mai realizzati dopo l'inizio della serie 7B un paio di decenni fa. Hanno meravigliose caratteristiche sonore che non possono essere facilmente classificate. Vantano tutto quello che lo stato solido è in grado di offrire: carichi di energia cinetica, grande dinamica, velocità e controllo. In aggiunta a questi elementi, comunque, questi amplificatori hanno quel tepore caratteristico delle costose amplificazioni a valvole. Questi amplificatori sono in grado di suonare perfettamente con qualsiasi diffusore esistente. Un'altra recensione la leggiamo da audiodrom.net. C'è un senso di coerenza anche nei bassi più profondi, resi con controllo, peso e con un sacco di punch. Caratteristiche che avrebbero trasformato tutte le mie registrazioni in veri e propri cavalli di battaglia. I 7B SST2 sono molto convincenti, specialmente su brani non completamente acustici, in cui possono mostrare completamente il loro potenziale. La fluidità e la resa delle voci sono tra le migliori mai ascoltate. Nei brani classici come La Stravaganza di Vivaldi, il violino è ritratto in modo molto preciso. I 7B SST2 sono amplificatori veloci, che non hanno quindi problemi con complessi attacchi di chitarra di Jesse Cooke. In Mario Takes a Walk, probabilmente il pezzo più popolare della collezione, le chitarre sono dinamiche e nitide, senza un accenno né di morbidezza né di durezza tipica dei transistor.